Ed ora andiamo a Napoli, dove è stato presentato nel corso di una tavola rotonda un libro bianco realizzato dalla Confcommercio locale, nel quale vengono elencate le criticità del settore commerciale cittadino e l'agenda per lo sviluppo. Giuseppe Malara. Prima la serrata dei commercianti e la manifestazione di protesta per la ZTL, poi l'elenco dei problemi e le proposte per risolverli. A Napoli Confcommercio analizza la crisi dei consumi e prova a dettare le ricette per la ripartenza. E noi non siamo contrari ideologicamente alle ZTL e quant'altro. Dobbiamo, ripeto un'altra volta, tornare alla normalità, i cantieri, le difficoltà, inutile parlare delle buche, sarebbe insomma pretestuoso, ma comunque ci sono tante di quelle difficoltà sulla mobilità e sulla economia che è in crisi a livello nazionale, ma a livello napoletano in particolare, per cui da quello dobbiamo partire, per creare le condizioni per la rinascita dell'economia di questa città. I commercianti napoletani chiedono alle istituzioni locali risposte precise alle loro istanze. Siamo al limite della sopportazione, dicono, la città si sta svuotando, sta invecchiando per mancanza di prospettive. Poi non mancano di evidenziare gli spunti offerti dal mondo accademico cittadino. È il buonsenso quello che manca purtroppo a Napoli e alla sua amministrazione attuale. E quindi io credo che occorra che tutti noi, tutti i cittadini possiamo intervenire in questa direzione per poter stimolare l'amministrazione a fare il suo dovere. Infine la pianificazione manca, spiega Confcommercio, in tutti i settori, a partire da quello dei trasporti.